regionale, Vigili del Fuoco, Protezione Civile Nazionale, Velicoli RBF Palermo, e li ringraziamo per lo spettacolo che ci regaleranno questa sera, consapevoli che la loro non sarà solo una vigente esibizione, ma il simbolo più nobile della nostra festa. Grazie. Grazie signor Presidente, verde, bianco, rosso sul lungomare di Palermo. Qui nome e cognome sono stranieri, ma in realtà romano di nascita, sta salendo su verso l'alto, è pronto a separare la propria formazione nelle due sezioni principali. Voi seguite il volo della formazione di 5 aeroplani, potete volare tutto a sinistra, oppure volate se volete alla vostra destra con il capitano Marco Zoppitelli, leader della seconda sezione, o ancora se volete scegliete il solista, se è allontanato ed è alle spalle di tutto il resto del gruppo. Mare, guardate di fronte a voi, prendete la vostra macchina fotografica, le prese di colori stanno per passare di fronte a noi, sono anche alla vostra destra per il primo passaggio in doppia formazione, su verso l'alto 1500 metri con 840 km orari, sopra le destre del pubblico, la partita automatica nazionale con la forte quota sezione B, da voi seguitevi adesso, guardate dentro il volo, ruotano nel cielo lentamente, cambiano la loro disposizione di volo, tutto verso la città. Sono 9 gli aeroplani che sono anche distante, e lui il solista delle prese. Per poter volare come le frecce dei colori, per poter essere primi in ogni campo, serve una cosa fondamentale, il cuore, e questo è il cuore delle frecce dei colori, il simbolo della passione del volo della pattuglia acrobatica nazionale. Ma non finisce qui, guardate tutto alla vostra destra, cercate il solista sulla base delle montagne, tutto alla vostra destra sta arrivando, perché non solo la passione, ma anche la fantasia di noi italiani, sottolineando il cuore, il volo rovescio, il numero 10, passa di fronte a tutti. Tra gli ingredienti di cui vi parlavo serve la spettacolarità, il volo e l'emozione che vi regala queste prossime due sezioni con i nostri fumi tricolori. Questa è la pattuglia acrobatica nazionale. Foto! Ora per l'impronta della formazione, via stretta di fronte a voi la seconda sezione, Marco Zoppitelli, guardata l'insegnato nello stringere il più possibile la pilota, si allontana tutta la vostra destra, voi guardate a sinistra. Occhi ancora a sinistra, ora primo bianco per il solista che impiegherà una manovra davvero meravigliosa. No, non le fare video per foto, ci sto pensando io. Con 360 stretto il filmato. Una virata che mi fa assumere 7,5 litri di velocità. Immaginate tutto ora, giocare un po' a bello, 7 volte rispetto a quello che avrete sulla terra. Pensate quindi a quale forza è sottoposto l'aereo dentro. Su un culasso negativo che dai 7 di del numero 4 e del numero 5 delle frecce di colori, il capitano Gaetano Marina e Stefano Centioni, che si portano alle spalle della seconda sezione, stanno verso l'alto, ma aspettate a poco stiamo per mostrarvi un'altra configurazione di volo, un nazionale, il volo sopra il cielo di Palermo punta decisamente verso la zona del pubblico, quindi tutto a sinistra, vedete anche la configurazione di questa manovra, lascia lo spazio al solista, spero un lento sulla, una lenta rotazione che, con la quale lui quasi accarezza i comandi di Palermo. Lasciare spazio ancora una volta alla formazione dei nostri plan. Tutte alle vostre spalle, su con le mani, questa è la figura composta da una configurazione a
Arcigno. Loro sono alla vostra destra, il nome rosso della nostra bandiera, salite verso l'alto con le frecce tricolori, eseguite la manovra dell'Arizona, a bordo con il capo formazione. In piedi, rilascio, riduco alla stessa velocità della voce, i piloti eseguono le manovre, si portano in configurazione adamante. Guardate di nuovo alla base dei fumi, cercate il solista, fumo bianco per lui. Sale su verso l'alto, passa alle spalle della formazione principale, loro si separano in due sezioni. La sezione che vedete tutta alla vostra sinistra punta decisamente verso il pubblico, ora vi possono vedere i piloti della pattuglia acrobatica nazionale, muovete il lungomare di Palermo, salutate le frecce tricolori, ora! E adesso preparate a vedere l'incrocio delle due sezioni della vostra destra con il vostro macchina fotografica, come avanti per il 9 velivoli della pattuglia acrobatica nazionale, passano in questo momento uno sotto l'altro e ancora al centro è il momento del solista di fronte a voi. Eccolo, punta deciso verso il centro della display line, dicendo dimensionale, tutto super pulito. Avvolto dal fumo bianco dei suoi aeroplani, lascia il luogo della manifestazione per dare spazio ancora una volta alle due sezioni. Questa volta li vedete già separati, girate la vostra testa a sinistra per la prima. Alle vostre spalle arriva la per il solista delle frecce tricolori con il suo Losovac e lui la formazione di nove aeroplani arriva in qualche istante. Si vedete adesso, vedete il metallo degli aeroplani, questi sono i doppi tonno delle frecce tricolori. A piramidone, questo è il comando dato dal capo formazione, vanno su ancora una volta a 1500 metri. Ora un pesco per loro mentre il solista l'apertura della manovra più famosa. Ma no, ora siamo una cosa centrata. Signore e signori, sì, l'apertura della bomba delle frecce tricolori. 5 aeroplani tutti alla vostra sinistra, 4 gli aeroplani. Ora tocca a voi seguire il vostro preferito. Tra qualche istante ce ne passa uno di sotto. Veramente intanto sinistra. Guardano in volo rovescio, quindi i piloti e il loro viso punterà verso il mare. Dovranno girare per cambiare la loro direzione. Parla adesso il capo formazione, pronti a seguire i due leader al centro, alla vostra sinistra e alla vostra destra. Guardate come sta passando il comandante a terra. Arrivano altri aeroplani, questo è l'incrocio della pattuglia acrobatica nazionale, l'incrocio della bomba! Carrello fuori significa aeroplano in configurazione d'atterraggio, velocità nettamente ridotta, poco meno di 300 km orari per questo.
Guarda. La rotazione alle vostre spalle della formazione del solista, mentre la formazione appunto è dietro fino ai lati della formazione, pronti a scattare la foto. Guardateli adesso, foto ora. E a sinistra il solista, eccolo, arriva ancora su lento nel cielo, quasi a voler scavalcare una immaginaria montagna, disegnare nell'aria una gigantesca ala. Quest'ala verrà accompagnata dalla voce del maestro Luciano Pavarotti, che segue il volo del recettore quasi dalla loro nascita. Signore e signori, a sinistra la pattuglia acrobatica e questa è la famosa opera di Puccini, Nessun dopo. A destra il solista. Noi approfittiamo ancora di qualche minuto per invitarvi a visitare